C'è un'altra considerazione da fare, e cioè che per l'ennesima volta abbiamo pagato la dispersione della sinistra. C'è un popolo di sinistra, in Lombardia come in tutta Italia, che si è diviso nel voto. Rimane l'obiettivo assolutamente di riunificare la sinistra. Non siamo riusciti a farlo in questo breve tempo che ci ha separato dalle elezioni europee, ma questo rimane assolutamente, per quanto mi riguarda, l'obiettivo fondamentale. L'astensionismo è un voto di protesta anche nei vostri confronti, secondo lei? L'astensionismo è un voto di protesta verso una politica che è stata sentita da tutti come molto lontana. E noi non siamo riusciti fino in fondo a spiegare che siamo una cosa diversa, che non apparteniamo alla casta, che per esempio il sottoscritto fa il suo mestiere come medico e non gira con le auto blu, e tutte queste cose che sono importanti non siamo riusciti a comunicarle fino in fondo. Certo è che comunque i voti che noi abbiamo ottenuto e che hanno ottenuto anche altre formazioni della sinistra, adesso in qualche modo dovremo trovare le modalità per farli contare e per ricomporre un percorso unitario. Certo, 5 anni fa Formigoni prende più voti Penati, insieme a lei, insieme a Crimi, comunque prende meno la sinistra, il centro-sinistra. Questo è un risultato che comunque dovrebbe far pensare, no? Conferma quanto abbiamo detto durante la campagna elettorale, e cioè in Lombardia in questi anni il maggior partito di opposizione non ha fatto opposizione. Nessuno ha contrastato fino in fondo le politiche di Formigoni, le politiche del Popolo della Libertà, e questo ha permesso loro di crescere. Bisogna rincominciare a costruire l'opposizione. Avremmo voluto farla dentro il Consiglio regionale. Se i dati saranno confermati non riusciremo a farla dentro il Consiglio regionale, dobbiamo costruirla comunque nella società, cominciando oggi e guardando anche alle scadenze prossime e future. Quali sono le richieste della Lega che più teme? Beh, della Lega temo tante cose. Ma innanzitutto che continuano a parlare, sono molto demagogici, poi però di politiche concrete, di difesa del lavoro e dell'ambiente non hanno realizzato assolutamente nulla. Per nessun cittadino, né per i cittadini lombardi né per i cittadini non lombardi. Io mi auguro che prima o poi questo si capisca. E poi temo delle politiche che scatenino i lavoratori italiani contro altri lavoratori, cioè le politiche che ti dicono che il tuo nemico è quello che ti sta vicino, la xenofobia, che non ti permette invece di guardare quali sono le vere e proprie ragioni della crisi, che non permette di vedere che mentre c'è chi non arriva a fine mese, c'è chi giocando in borsa ha fatto dei guadagni assolutamente enormi, e che forse è quella l'ingiustizia, forse sono quelli gli avversari verso i quali i cittadini e il popolo dovrebbe battersi. Questo è quello che mi preoccupa molto. Volta comunque un segnale. Beh, è un segnale negativo, nel senso che io credo che la democrazia abbia bisogno anche di facce nuove. In tutti i paesi del mondo è vietato ripresentarsi per la terza volta. Quando qualcuno cerca di farlo, che sia Uribe o sia Chavez, tutto il mondo si preoccupa. Qua invece per altri 5 anni, vuol dire 20 anni, rimarrà lo stesso governatore con una squadra molto simile, con un peso enorme, per esempio, della Compagnia delle Opere. Ecco, questa è una cappa sulla società lombarda. Questo restringe lo spazio di discussione, di democrazia. Io penso che avrebbe dovuto essere applicata quella legge che vietava la terza candidatura. Questo vale per tutti, per quanto mi riguarda. Vale per Formigoni, come vale per Errani.